Ma per il consultante, cioè chi pone la domanda, è pericoloso farsi leggere i tarocchi? Dipende. Innanzitutto dipende da chi te li fai leggere e da come vengono letti, no? Almeno per quello che è il mio punto di vista, ho già detto diverse volte che dipende dal tipo di domande che vengono poste e quindi dalla superficialità del lavoro che viene svolto. In sé per sé però non è pericoloso per il consultante se non da un punto di vista, ovvero per il semplice fatto che il consultante in questo modo delega fuori di sé il proprio potere personale e le proprie responsabilità. Cioè, una lettura di tarocchi è pericolosa per quella persona che si affida totalmente ai tarocchi e non sceglie responsabilmente e agendo nel pieno potere personale, perché diventi come un automa, uno schiavo di quello che viene detto dall'esterno. Ecco, lì è il pericolo per il consultante. Per il resto, diciamo che al più può succedere che ciò che viene detto non si avveri. Questo può essere visto come un flusso di energia, tra virgolette, negativa, che porta poi a non accadere determinate esperienze, bah, può essere visto anche in questo modo, però non è, diciamo così, evidente e pesante. Secondo me la cosa veramente importante è responsabilità e potere personale.